Con il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero l'aggiornamento, almeno in città, sul fronte dell'emergenza da Covid-19, in attesa poi del bollettino giornaliero che sarà diffuso nel pomeriggio. Al momento sono 119 gli attuali positivi nella città di Sulmona, di cui 6 ricoverati non in area critica e tutti non vaccinati, per cui il tasso di ospedalizzazione è pressoché contenuto in città come nel territorio Peligno Sangrino. È terminata questa interlocuzione tra sindaco e ASL per valutare eventuali nuove misure che al momento però non si rendono necessarie. Decisive saranno le prossime 48 ore per vedere se questo contagio si stabilizzerà o meno. Ecco, allora sindaco, a quali conclusioni siete arrivate? Esattamente quello che lei ha detto. Abbiamo una situazione attuale di 119 positivi. Questi 119 positivi residuano sostanzialmente da un'esplosione di contagi che c'è stata intorno alla metà di ottobre, quindi circa un paio di settimane fa. Ora la situazione è sotto controllo da parte dell'autorità sanitaria per capire se ci sono nuovi positivi derivanti da nuovi focolai o se invece i fenomeni di positività sono circoscritti ai casi che sono già in sorveglianza, perché nel secondo caso la situazione sarebbe sostanzialmente interamente sotto controllo. Allora bisogna aspettare le prossime ore per capire se i fenomeni di positività sono circoscritti al novero delle persone già in sorveglianza o se invece ci sono nuovi focolai e nuovi casi di positività. Per questo è necessario attendere i risultati dei prossimi giorni e lo studio della curva di questi giorni, quindi dobbiamo un attimo soprassedere. Per il momento quindi sono congelate tutte le ipotesi al vaglio, vedremo nelle prossime 48 ore che tipo di andamento avrà la curva epidemiologica, se poi questo screening di massa avrà prodotto i suoi risultati, anche nell'ottica dell'assestamento di questo contagio. Al momento un buon isolamento dei vari focolai, dei vari fronti attivi c'è, l'arma in questo caso resta sempre il vaccino. So che lei tra poco insomma tornerà nel centro vaccinale per l'inoculazione della terza dose. Ecco, cerchiamo di lanciare un messaggio a chi invece deve ricevere ancora la prima dose, quindi un messaggio agli indecisi del vaccino. E che l'autorità sanitaria con la quale noi agiamo in costante raccordo operativo, come ho già avuto modo di dire nel corso di precedenti incontri proprio sulla specifica materia, raccomandano comunque, al di là delle misure che si vedrà se è necessario adottare, comunque il distanziamento, l'igiene e poi la vaccinazione, perché come mi è stato fatto rilevare dall'autorità sanitaria, i 6 casi di ricoveri sono tutti riservati a persone non vaccinate. Quindi accogliamo con favore l'invito che viene fatto dagli organi sanitari mondiali a questo punto, esortando le persone alla vaccinazione. Personale in affanno, servizio sempre più a rischio paralisi, accade nel centro trasfusionale dell'ospedale di Sulmona, messo a dura prova nell'ultimo periodo dall'emergenza pandemica da Covid-19. Il contagio random a catena che è esploso in città, facendo schizzare l'asticella degli attuali positivi sopra la quota 100, ha coinvolto inevitabilmente anche l'ambiente ospedaliero, nonché il centro trasfusionale, dove nei giorni scorsi un medico e un'infermiera sono risultati positivi al tampone. Entrambi, dopo la accertamento del contagio, sono stati posti in isolamento domiciliare, mentre tutto il personale è stato sottoposto al test molecolare. Ma non è questo il punto. Gli operatori rimasti in servizio devono quindi sostenere ritmi e carichi di lavoro estenuanti, poiché, va rilevato, la quarta ondata della pandemia altro non ha fatto che acuire la carenza di personale giunta ai massimi storici. Ne consegue che il centro, in caso di ulteriori contagi, rischierebbe sul serio di interrompere servizio. Da qui la necessità di interventi volti a potenziare la pianta organica in regime ordinario, onde evitare pesanti ripercussioni durante l'emergenza. Se da un lato il fronte Covid appare contenuto, preoccupano le conseguenze del contagio in termini di risorse umane a disposizione. Nell'ultimo periodo altre positività sono state rilevate su un'infermiera dell'ambulatorio chirurgico che ha contratto l'infezione nonostante la terza dose, ma anche su un'altra operatrice sanitaria di ortopedia. Piccoli campanelli d'allarme che non preoccupano più di tanto, mentre dalla direzione generale dell'azienda si attendono gli ormai noti interventi su personale operante che risulta carente un po' in tutti i reparti.
Sistemi bloccati in tutta l'ASL questa mattina, con gravi ripercussioni per l'utenza, soprattutto quella più fragile che ha problemi a deambulare. Davanti al CUP dell'ospedale di Sulmona esplode la protesta. Siamo in fila dalle 8, non si vede la luce, sbotta una donna davanti ai nostri microfoni. Non funziona, no? No. Stare a aspettare da molto? Certo, hanno detto che stanno aspettando dalle 8. Io no, sono venuto verso le 10. Beh, è un disagio, questo. Certo, boh, all'Aquila pure, ha detto, a Vezzano, tutto come va. Con le condizioni atmosferiche avverse e la cattiva stagione, le lunghe attese cominciano a creare un serio problema per le persone in fila, anche per la salute. Sembrerebbe che il blocco del sistema elettronico di riferimento dipenda dal server e non ha permesso di procedere con le operazioni di routine, tra cui la prenotazione di prestazioni sanitarie. Un disservizio che avrebbe coinvolto l'intera ASL Avezzano Sulmona L'Aquila e ha avuto inevitabili ripercussioni anche in città. Una sessantina di utenti hanno atteso a lungo il ripristino del server. In molti hanno desistito, i più pazienti sono rimasti in fila. Si sta lavorando per risolvere il disagio. Una mattinata tutt'altro che tranquilla, è proprio il caso di dirlo. Un volo di oltre 3 metri sul cantiere dopo essere caduto da una scala, protagonista del brutto incidente sul lavoro, è un operaio di 54 anni di Vetrano sul Gizio che è stato trasportato nel risoccorso nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila per gli accertamenti e le consulenze del caso. Fortunatamente non correrebbe pericolo di vita. L'incidente si è verificato in un cantiere di via Conte di Torino a Roccapia, nella parte alta del paese. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno recuperato l'operaio attraverso una magistrale operazione che è risultata particolarmente complessa vista la posizione del cantiere. L'uomo è stato soccorso dall'ambulanza del 118, trasportato in ospedale dall'elisoccorso, viste le contusioni, le importanti ferite riportate, non tali però da mettere in pericolo la sua vita. Sul caso stanno svolgendo i dovuti accertamenti i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, chiamati a ricostruire i particolari della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Sarà quindi attivato, come da prassi, il dispositivo degli incidenti sul lavoro, che prevede la verifica delle condizioni di sicurezza da parte del competente dipartimento della ASL. Una tragedia sfiorata, nel vero senso della parola. Non ci fu alcuna estorsione sul piano penale, come rilevato dai giudici, anche se la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili, riportando la vertenza davanti alla Corte d'Appello. La storia è quella che vede protagonisti due ex dipendenti della Manhattan SRL, società che gestisce un hotel nei pressi degli impianti sportivi dell'Incoronata. Si tratta di Giovanna Lattanzio e Bruno Trinchini, costituiti parti civili dopo la denuncia che presentarono il 14 febbraio del 2013, quando fece scattare l'inchiesta sull'estorsione, accusando i loro titolari di aver fatto firmare dichiarazioni in bianco per tenerli sotto scacco. La Procura Generale ha chiesto che la sentenza della Corte d'Appello venisse annullata e lo ha fatto direttamente riprendendo le considerazioni svolte nel ricorso promosso dalla parte civile. Come prospettato nel ricorso, la Corte Territoriale non ha adeguatamente motivato sulla circostanza che le condotte degli imputati non potessero costituire una minaccia larvata di licenziamento, a fronte delle specifiche censure proposte con l'atto di appello, nelle quali si faceva riferimento a specifici elementi di prova non adeguatamente valutati dal giudice di primo grado. Il pubblico ministero in Cassazione, al contrario di quelli del Tribunale e della Corte d'Appello, ritiene dunque che la prospettazione della perdita del posto di lavoro in una discussione di carattere economico tra il datore di lavoro e i dipendenti possa costituire una indebita pressione e, concludendo la requisitoria scritta, deduce che l'omessa valutazione di tali elementi inficia e compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione. La Corte, all'udienza del 29 ottobre, ha così annullato la sentenza depositata il 19 settembre 2019 dalla Corte d'Appello dell'Aquila. Siccome la Procura Generale presso la Corte d'Appello non ha impugnato la sentenza di 2 anni fa, gli imputati non potranno essere processati sotto il profilo penale, ma il giudizio proseguirà in sede civile, dove Lattanzio e Trinchini chiederanno il ristoro dei danni subiti per la condotta degli imputati, spiega
del legale dei due ex dipendenti Vincenzo Colaiacovo. Maurizio Zaccardi e Rossella Testa, rispettivamente titolare e dipendente dell'hotel, esprimono comunque soddisfazione perché il filone penale dell'inchiesta può considerarsi di fatto un capitolo chiuso. La nostra assoluzione dall'accusa di estorsione sul piano penale passa in giudicato ed è stata confermata in tutti i gradi di giudizio. Questo è il dato da rilevare. Sul piano civile prendiamo atto della decisione della Cassazione, fermo restando che in Corte d'Appello si entrerà nel merito delle richieste di risarcimento, concludono i diretti interessati. Insomma, la nostra vicenda, inaspettatamente, non può dirsi ancora chiusa. Anche la locanda canzanese finisce sulla prestigiosa rivista del Gambero Rosso, il primo gruppo editoriale multimediale enogastronomico sul territorio nazionale. Nella recensione si fa riferimento a un posticino delizioso, ospitato in un'antica casa ristrutturata, mantenendo integri alcuni elementi, come ad esempio i bei pavimenti, molto grazioso anche lo spazio esterno. La cucina come punto di forza, la qualità degli ingredienti, a partire dall'ottimo olio extravergine d'oliva, continua il Gambero Rosso per poi illustrare i cavalli di battaglia. Qualche piatto: spaghetti aglio e olio, peperoncino, acciughe del Cantabrico, chitarra ai porcini, manzetta prussiana con patate fritte vere e arrosticini. Solo lodi per la carta dei vini, ricca e ben costruita, conclude la recensione. Un bel riconoscimento, insomma, per il ristorante Peligno in un periodo di ripresa relativamente stabile. La camerata musicale sulmonese non si ferma di fronte alla pandemia. Ha già diffuso un nutrito programma relativo alla 69esima stagione concertistica. Domenica scorsa al Teatro Comunale Caniglia sono tornati i Goleman Brass, singolare quintetto di ottoni composto da 5 fiati, tutti prime parti di prestigiose orchestre italiane, e sono Marco Braito e Marco Piero Bonna alle trombe, Nilo Caracristi al corno, Gianluca Scipioni al trombone e Stefano Mannaggi alla tuba. I Goleman Brass in dialetto significa, in dialetto parmense significa un male a un braccio. Suonano insieme da più di 20 anni e con la loro maniera scantonata di fare musica abbinano virtuosismo e musicalità fuori dal comune. Così ha detto di loro il famoso direttore d'orchestra Zubin Mehta. Il loro obiettivo è avvicinare la musica classica alle persone e quindi proporre ottoni in maniera inconsueta, divertente, per comunicare la musica rendendola fruibile a tutti. Il quintetto ha un rapporto privilegiato con il pubblico, pur essendo le loro esibizioni di alto livello, tanto che si sono aggiudicati numerosi premi e attestati di riconoscimento. Nei loro concerti amano scherzare, prendersi in giro con gag e coreografie e spiegano poi i brani per cercare di coinvolgere il maggior numero di persone possibili. Con gli arrangiamenti appositamente creati da Marco Pierobon, il quintetto propone un programma che spazia tra varie epoche e vari generi, da Verdi, con Nabucco, Sinfonia, Aida, Marcia Trionfale, e poi Puccini, Nessun Dorma, Turandot, Bernstein, West Side Story, Morricone, Luigi Tengo, Ottolini. Pollack, per finire poi con i due Fred, Fred Buongusto e Fred Buscaglione. Il pubblico della camerata ha molto apprezzato il modo di gestire la musica da parte del quintetto, sottolineando ogni brano con convinti applausi.
stato presentato sul Mona nella Grancia dei Celestini il libro del professor Diego Grilli dal titolo Mariam Ana, edizione Bastoggi. Presente l'autore. Il pomeriggio culturale si è aperto con i saluti di Gianfranco Santarelli, past president Lion Club di Sulmona, e per Paolo Bellucci, presidente dell'Associazione Culturale Utile e Utile. Sono le due associazioni che hanno promosso e curato l'evento. Sono intervenuti Don Oliviero Liberatore, direttore dei beni culturali della diocesi di Sulmona Valba, e la dottoressa Gemma Diorio, presidente del Lion Club di Sulmona. Ha moderato Ennio Bellucci, giornalista. Ha tenuto pregevoli intervalli musicali Beppe Frattaroli con la sua chitarra. Tu mi sorridi con amore di madre, mi doni tuo figlio nell'Eucaristia, grazia preziosa per l'anima mia, il tuo sorriso sarà forza per tutti quei dolori che attraverseranno la mia vita. Non punge la rosa fra le mie dita, nel tuo silenzio ascolto il mio silenzio. Sembrerebbe un romanzo religioso, ma è un romanzo laico che racconta due storie parallele, ha detto l'autore Grilli nel suo intervento, chiarendo subito lo spirito che lo ha animato nello scrivere il volume. Del ricordo di una illuminazione. In un mio viaggio, quando vivevo in Turchia, verso Efeso, fui dirottato da alcuni amici verso Selgiuk, lì vicino, e salendo sulla collina, in una terra come la Turchia, a cui nessuno penserebbe, ho trovato la tomba di Maria, perché Maria, mi colpì questa cosa, come Maria era arrivata lì, da Nazareth. Il viaggio era lungo ed era difficile, e anche pericoloso, però lei c'era arrivata ed aveva trovato quel posto in cui riposare, ricordare, pregare e forse anche allontanarsi da qualcosa che non era stata proprio generosa con lei. Ecco qui. Quello di Diego Grilli sembra essere un grande sogno in cui egli ricostruisce con fede l'umanità, la vita e le esperienze della madre di Gesù, sia col figlio che con Giovanni, che lei ha amato come un secondo figlio. Sembra che l'autore sia quasi un testimone o addirittura un discepolo. L'autore rivive in sé tutto l'accaduto e poi lo trascrive con parole ricche di tensione morale. Diego Grilli sulmonese ha trascorso all'estero gran parte della sua vita come direttore degli istituti italiani di cultura presso consolati ed ambasciate. Non è al suo primo lavoro, ma ha già scritto e dato alla stampa altri libri di notevole interesse. Beh, la figura di Maria, come bene è stato detto, è prima di tutto, parliamo prima di tutto di una donna con una progettualità, un'aspettativa, desideri che non sono poi entrati in contraddizione con i desideri, le progettualità, le aspettative di qualcuno più in alto, ma si sono sposate felicemente con questo desiderio e quindi Maria nella sua vita, facendo spazio a Dio, riesce in un certo qual modo ad esprimere allo stesso tempo, oltre che la sua maternità, anche proprio la sua femminilità, il suo essere donna in senso pieno. Innanzitutto è quello di festeggiare il nostro socio Diego Grilli, che sta festeggiando il 20° anno di partecipazione al nostro sodalizio. Diego ci ha deliziato con una serie di conferenze tenute a suo tempo riguardanti le sue avventure, tra virgolette, no? Dei trascorsi, addetto culturale nei vari consolati che c'erano in giro per il mondo. E quindi adesso, alla presentazione del suo terzo libro, abbiamo pensato di inserirlo in questa splendida cornice della Grancia dei Celestini per festeggiarlo degnamente. Rendiamo giusto merito e omaggio a una figura straordinaria di intellettuale, qual è Diego Grilli, al suo terzo lavoro letterario, questo Mariam Ana, che dà un'interpretazione originalissima e straordinaria della Vergine Santa che diede per concezione divina i Natali a nostro Signore Gesù Cristo. Questo hanno voluto fare il Lions Club di Sulmona e l'Associazione Culturale Futile e Utile appena
la situazione pandemica ha permesso di celebrare, non è un eufemismo o una esagerazione, uno dei migliori figli della terra Peligna. Davanti alla sua immagine rimasi rapito a Marciano di Siena dallo sguardo tuo di madre che insieme al tuo figlio